Grazie Presidente. No, ringrazio la collega Piccolo perché secondo me ha scritto degli atti di buon senso, ecco, insomma, e che soprattutto ampliano un pochino il dibattito. Solo su una cosa non sono così d'accordo: quando paragonava Roma a città nordeuropee e così via. Nessuno si pensa di dire che determinati modelli siano assolutamente replicabili qui. Si tratta però di trarre ispirazione da chi ha affrontato problemi simili a quelli nostri, semplicemente con qualche decennio di anticipo. Perché questo secondo me è importante, anche nel dibattito con i cittadini, vanno sfatati un po' di miti sulla nostra città. È vero che la nostra città è enorme, per estensione è pari alla città di Londra, ma con un terzo della popolazione, quindi molto più difficile da servire anche con il trasporto pubblico. Va anche detto, sono i rilievi che ci fornisce Roma Servizi della Mobilità, che oltre il 55% degli spostamenti quotidiani nella nostra città sono spostamenti brevi. Quindi non è che tutti i cittadini romani tutte le mattine vanno, non so, da Cesano ad Ostia piuttosto che da San Vittorino a un quartiere nell'estrema periferia ovest, che adesso non mi viene in mente. Ovviamente questa era semplicemente una premessa e per chiarire alcuni dati statistici, poi mi trovo molto d'accordo su quello che ha detto la collega, ovviamente servono delle infrastrutture in questa città, nessuno si sognerebbe mai di affermare il contrario, tant'è che un lavoro di pianificazione importante, mi sento di dire, è stato fatto in questi 4 anni, sia in commissione, sia in aula, sia da parte della Giunta, con l'adozione del PUMS, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è un piano con una visione chiara di città da qui a 10 anni per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto pubblico e non solo, isole ambientali, logistica urbana e così via. È un piano soprattutto pronto, e mi piace sottolinearlo in questo momento in cui si accende il dibattito sull'utilizzo dei fondi del Recovery Fund. Il PUMS è un piano che è finanziabile, è un piano che ha visto effettuarsi dei rilievi, delle verifiche, degli approfondimenti, degli studi, quindi è un piano coerente e finanziabile da subito. Quindi non mi sento di buttare tutto il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi, assolutamente no, sicuramente questo lavoro va un pochino accelerato, ma quale occasione migliore per farlo in questi ultimi mesi di consigliatura, proprio perché parliamo di infrastrutture e di progetti che in molti casi sono stati aggiornati e consegnati in alcuni casi già al Ministero per l'ottenimento dei fondi. Chiaramente discorso un pochino più complesso per quanto riguarda le metropolitane, che sono l'oggetto di questo ordine del giorno e che ci sentiamo di condividere e di votare, anche appunto per dare un pochino maggiore impulso al lavoro che si sta facendo su queste infrastrutture. Però ecco, inviterei i colleghi a, diciamo così, ovviamente nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione, ma secondo me ad un discorso un pochino più collaborativo e meno aggressivo, perché se no qui passiamo per i fissati del monopattino piuttosto che per qualcos'altro. Non è assolutamente la nostra intenzione, chiaramente è normale, per esigenze di spostamento diverso si richiedono mezzi di spostamento diversi, quindi nessuno si sognerebbe mai di dire a un cittadino che per percorrere 20 km debba utilizzare il monopattino o la bicicletta o i piedi, ma è altrettanto vero che per molti spostamenti brevi queste possono essere delle alternative valide, come è chiaro che per chi tutti i giorni deve muoversi dalla periferia verso il centro non c'è alternativa ad una metropolitana che sia efficiente ed efficace. Grazie.